Buongiorno, sono appena tornata da accompagnare Francesco. È andato stra tranquillo stamattina perché da oggi per il resto della settimana fanno autogestione, quindi era contento. Mi faccio un caffè e poi metterò a pulire come al solito. Comunque oggi è martedì. Sono 8:15 e ho la fognagola. Allora, mi fermo un attimo per fare colazione. E ieri Marco mi aveva preso il panificio: due saccottini al cioccolato e due trecce con le gocce di cioccolato. In realtà, uno per me e uno per Francesco, ma Francesco non li ha voluti, quindi sono avanzati un saccottino e una treccia e li mangerò oggi io. Però, prima di fare colazione, siccome ieri mi è arrivato l'ultimo pacchettino di smalti semipermanenti, che come sapete io non posso usare perché sono allergica, e ve li volevo far vedere e se tra di voi c'è qualcuna che fa uso abituale di semipermanente e non è allergica come me, io ve li regalo volentieri. Se vi interessa o se magari avete una parente, un'amica, chi di voi può essere interessato, mi lasciate i commenti. Se siete più di una, io farò l'estrazione tra una di voi e ve li mando molto volentieri perché tanto io appunto non posso utilizzarli. Ovviamente non vi posso neanche dire niente a riguardo se la qualità, la durata, la coprenza, perché non avendoli potuti provare non ne so assolutamente niente. Sono questi tre pacchettini, ve li faccio vedere. Qui ci sono i colori. Ok, quindi sono quattro smalti, sono colori di tonalità nude. Sul tappino c'è il colore e quindi quattro colori. Poi c'è base e top coat. Questa è la base e questo è il top coat. Ogni scatolina ha all'interno le sue istruzioni e su ogni scatola c'è anche scritto di provare prima a fare il test, come ho fatto io: mettere una goccia di smalto, aspettare qualche minuto, toglierla e aspettare poi ore per vedere se c'è la reazione allergica. Poi c'è il top coat matte, questo qua. Quindi, ricapitolando, quattro colori: base, top coat e top coat matte. Quindi, se vi interessa riceverli in regalo, scrivetemelo chiaramente nei commenti, tipo li voglio, li vorrei, partecipo, non lo so, scrivete qualcosa che io capisca che vi interessano. Vi lascio comunque tutti i link di tutti questi prodotti giù nell'info box, così se volete andare a guardarli meglio, a vederli applicati, vedere meglio i colori, eccetera. E ho anche un codice sconto se qualcuna di voi fosse interessata a comprarli, perché comunque non so niente della qualità, ma so che costano poco, sono molto convenienti e ho anche appunto un ulteriore sconto del 12% con il Cololeggo, perché non me lo ricordo. È semplice, ma non me lo ricordo. Annalisa 12. E li trovate anche su Amazon, quindi potete anche andare a vedere le recensioni su Amazon volendo. Vi lascerò tutti i link, tutte le informazioni giù nell'info box. Detto ciò, vado a fare colazione. Ok, finito. Finito di pulire, ho steso la lavatrice. No, ma ora fai come Olaf. E sono le 11. Se non c'è Olaf, c'è la Morgana. Oggi dovremmo anche andare alla Coop. Anzi, adesso mi scrivo anche la lista delle cose che mancano, perché poi sicuramente quando sono là non mi ricordo niente. In realtà non mi ricordo niente neanche adesso.
Comunque, oggi è San Valentino. Non ci siamo fatti regali, o almeno spero che anche Marco non mi abbia fatto nessun regalo, perché comunque non ne abbiamo parlato e solitamente ultimamente tipo proprio ci chiedevamo cosa vuoi come regalo, così almeno non andava sul sicuro. E visto che non abbiamo detto niente, io ho pensato comunque che non ci saremmo fatti nessun regalo, così come non ci siamo fatti regali a Natale, perché comunque col fatto che lavoro molto meno adesso uno magari evita. Ok, allora siccome Marco sto uscendo adesso dal lavoro è l'una e va direttamente a prendere Francesco a scuola. Quindi comunque nel frattempo metto le scarpe, così appena arrivano andiamo a portare giù i cani. E allora l'ha sentito, andiamo a portare i cani, è schizzata. Io voterei per andare subito alla Coop, così uno si toglie il pensiero, lo facciamo subito, ma non so se Marco voglia di andarci subito. Sì, appena arrivo andiamo, stai calmo. Basta. Basta. Basta, basta, basta. Allora, alla fine alla Coppa non siamo andati perché intanto Francesco non usciva all'1:30 ma alle 2:10. Quindi tra una cosa e l'altra poi alla fine era tardi, se no Marco poi non riesce ad andare a fare il suo bisognino. E quindi niente, alla Coop ci andremo dopo. Ora mi guardo un po' di Netflix, sto guardando la nuova stagione di You. Oggi avremmo dovuto iscrivere Francesco in palestra, ma non ci vuole andare, non per sempre, oggi, perché è stanco. E quindi gli ho detto, forse ti conviene magari iniziare il venerdì, che inizia il weekend e ci vai più a cuor leggero, e ha detto di sì, che può essere una buona idea e magari poi ci va tutti i venerdì. E quindi niente, l'iscrizione è rimandata. Siamo tornati dalla Coop, abbiamo preso un pacco enorme da 30 pacchetti di fazzoletti, le bustine per i gatti, poi estate zero, la Fanta, questi noodles alla salsa teriyaki, un pacco di mezze penne, dolcificante, polpa di pomodoro, concentrato di pomodoro, crocchette di patate, filetti di platessa, aglio e prezzemolo, latte e zimillo, sottilette, cozze, yogurt alla ciliegia, carote, vongole, ketchup, sai che buono. Ok, finalmente mi strucco, faccio la doccia e anche se è un po' presto oggi, sono 5:30, metterò il pigiama, chi se ne frega. No, ma cosa non ho trovato l'altro giorno dai cinesi? Il bonbon di malizia. Ne ho preso uno a caso, Sweet Candy. Penso che piano piano li prenderò tutti. Non credo siano uguali a quando avevo 15 anni, però sono così dolci. Ne parlavo giusto l'altro giorno una ragazza nei commenti e è apparso. Quando l'ho visto non potevo non prenderlo. Francesco vuole i filetti di platessa che ho messo in forno. Io invece faccio la pasta alla pizzaiola. Anche per oggi vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.